Prima pagina oggi in antenna verde di settembre parleremo della comfort zone che, nel lockdown, nel lungo lockdown che abbiamo vissuto, è stato il cibo: il cibo acquistato, il cibo preparato in casa che è diventato un momento sociale della famiglia, quindi, cibo, agricoltura. E parliamo di agricoltura allora e siamo in col diretti per capire le problematiche, tante problematiche dell'agricoltura in questo momento. Durante i lunghi mesi del lockdown, una tragedia che ha colpito non solo il nostro Paese, ma sappiamo tutti i Paesi del mondo, si è fermata l'attività produttiva, ma per fortuna non si è fermata l'attività agricola. Perché mentre non si faceva questo, non si faceva altro, eccetera, per fortuna c'era stato assicurato che si sarebbero trovati supermercati con tutto quello che era necessario avere e per fortuna, con grave difficoltà, ma poi capiremo, si è continuato a lavorare nei campi, nelle varie produzioni. Oggi siamo presso la sede di Coldiretti con il dirigente economico, il dottor Bazzana. Dottor Bazzana, ci faccia capire che cosa hanno significato questi mesi per l'agricoltura italiana. Ha significato sicuramente, come per tante altre categorie, eh, un forte disagio, nel senso che il, eh, la pandemia ha in sostanza sconvolto quelle che sono le abitudini, quelle che sono eh, diciamo le, le modalità e i tempi di un'attività agricola che eh, per, per sua esigenza non può conoscere eh, diciamo soste perché eh, si rifà quello che è l'andamento eh, della crescita degli animali, dello sviluppo delle piante, per cui assolutamente non si fermare, però eh, sicuramente è stata una grande opportunità per far vedere e per rappresentare alla popolazione eh, quella che è la forza del settore agricolo e del settore agroalimentare, ovvero sia un settore che ha avuto la capacità di mantenere il paese eh, indipendente eh, da quello che possono essere i flussi commerciali di provenienza da, da altri paesi e quindi nel momento in cui sono venuti a mancare magari alcuni prodotti per eh, l'importazione per la chiusura di alcuni mercati, il sistema agroalimentare italiano è riuscito a garantire ai nostri concittadini e a tutta la popolazione eh, di avere comunque prodotti freschi, prodotti sicuri, prodotti di qualità e questo direi che non è una cosa di poco conto. Beh, a nome mia come cittadina giornalista, ma a nome di tutti i telespettatori, io direi grazie a questo comparto, grazie a chi, grazie a chi vi lavora. Ecco, a proposito, in quanti lavorano nell'azienda agricola. Nell'azienda agricola eh, sono tanti, nel senso che eh, noi abbiamo fatto un conto che sono circa eh, 538 miliardi di euro il valore eh, della filiera agroalimentare, perché ormai dobbiamo parlare assolutamente di filiera agroalimentare. Non si può vedere soltanto un pezzettino, eh, soltanto il pezzetto eh, magari agricolo, il pezzetto iniziale, il settore primario, ma questo settore primario si sviluppa poi eh, con tutta una serie di altri passaggi, di altre eh, diciamo rielaborazioni in industria, al in commercio, eh, la ristorazione. Questo è uno dei, dei temi eh, forti che comunque sono emersi durante il lockdown ovvero sia eh, pur non essendosi fermato il, la, la produzione del settore agricolo, il settore agricolo ha patito tantissimo eh, per la chiusura di ristoranti, eh, della ristorazione, eh, degli alberghi e, e anche dell'export. Eh, teniamo presente che nei consumi nazionali circa il 35% è rappresentato da consumi extradomestici e quindi il fatto che si sia fermato tutto questo grande settore in parte alimentato dagli italiani e in parte alimentato dai turisti soprattutto stranieri, è chiaro che ha creato un danno enorme per l'economia agroalimentare del nostro paese. Sappiamo che il comparto agricolo ha tante problematiche, i dissesti idrogeologici, le condizioni climatiche, le siccità, la manodopera. Vogliamo cominciare da quest'ultima che la manodopera. La mano è un problema che eh, c'è sempre stato, se vogliamo, nel senso che tutti gli anni periodicamente abbiamo eh, la necessità di dover usufruire di questi collaboratori che vengono dall'estero. Eh, ricordiamo che non è un sistema improvvisato, cioè c'è una consuetudine eh, di lavoratori che vengono in Italia, soprattutto dall'estero europeo, eh, che magari in alcuni casi sono 10 o 20 anni che vengono nella stessa azienda con cui hanno un rapporto consolidato, anche d'amicizia si può dire, oltre che un rapporto di lavoro. E eh, questo è stato interrotto, è stato interrotto perché con il lockdown non era possibile spostarsi, c'erano problematiche di tamponi, eh, di eh, eh, quarantene e quindi nella sostanza noi con l'inizio della, della stagione delle raccolte, quindi quando è proprio è scattato il lockdown, eh, ci siamo ritrovati che ad esempio per la raccolta delle fragole piuttosto che per quella degli asparagi c'è stato il grosso problema di non avere quella manodopera che eh, abitudinalmente veniva da altri paesi. E qui è nato, è nato un problema più grosso di quello degli anni, degli anni precedenti, perché ovviamente, eh, non avendo la manodopera, come si diceva prima, le raccolte non aspettano: nel senso che quando le fragole sono pronte, quando gli asparagi sono pronti, quando qualunque coltura è pronta o quando le mucche hanno bisogno di essere munte, eh, questo deve essere fatto perché altrimenti significa buttare via il lavoro di mesi se non di un anno. E quindi ci si è trovati in grande difficoltà chiedendo alle istituzioni eh, di avere degli strumenti che ci potessero agevolare nel riperimento della manodopera anche italiana, perché a differenza del passato, eh, la crisi ha determinato non soltanto il fermo o la chiusura di tante attività economiche diverse, magari da quella eh, della filiera agroalimentare o anche facenti parte della filiera agroalimentare, come ad esempio la ristorazione, e dall'altra parte, appunto, questo disagio ha fatto sì che eh, ci fossero italiani che magari Prima non erano disponibili a fare un certo tipo di lavoro. Che invece si siano riaccostati con interesse a questa opportunità che magari eh, gli dava la possibilità di poter lavorare qualche settimana, qualche mese nell'attesa che le acque si calmassero, che la situazione potesse ritornare più o meno normale. Quando ci siamo incontrati le ho detto che noi andiamo in onda su tantissime emittenti amiche di tutta Italia da tanti anni con le nostre produzioni perché ci piace il territorio, lei ha detto Col Diretti è territorio, in che senso? E io mi sono riconosciuto come Col Diretti in quello che lei diceva, perché lei diceva eh, una... Eh, diciamo attività televisiva che si dipana in tante, eh, in tante reti che sono sparse in, in tutto lo stivale. E noi siamo un'organizzazione che è capillare sul territorio, che ha eh, diciamo questa eh, quest abitudine di essere vicino ai propri soci, ai produttori, eh, vicino nelle campagne, in montagna, sulle isole e quindi mh, la, per noi la capillarità è un valore, ovvero sia la vicinanza a quello che è il produttore, le sue esigenze, le sue problematiche in modo tale da poter essere più performanti poi nell'aiutare queste aziende a fare il sistema. Quindi probabilmente potremmo gemellarci. <ride> E adesso andiamo in AMBI, Associazione Nazionale Bonifica Italiana, per parlare di un progetto straordinario preparato proprio da AMBI che utilizzerà il Recovery Fund per risanare il Paese. L'AMBI, l'Associazione dei Consorsi di Bonifica, presso la propria sede nazionale di Roma, ha presentato un piano per l'efficientamento della rete idrica italiana da inserire nel Recovery Fund, un piano di oltre 4 miliardi di euro che, oltre al risanamento e all'ammodernamento delle infrastrutture idriche, assicurano 21.000 posti di lavoro. Il piano di efficientamento riguarda tutti i settori delle risorse idriche, come manutenzione straordinaria della rete idraulica, realizzazione di 23 nuovi bacini di accumulo idrico, dotazione sul territorio nazionale di un enorme serbatoio, riportando le potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie. E altro ancora, alla presentazione dei progetti hanno partecipato e portato il loro contributo istituzioni, parlamentari e responsabili territoriali. E tutti hanno convenuto che il piano ambi di progetti definitivi è una straordinaria opportunità per il rilancio del paese nel quadro del Green New Deal ma deve esserci anche un cambiamento culturale e imprenditoriale perché il piano abbia successo. Direttore, nel suo intervento io ho avvertito un po' di denuncia per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda i rapporti con le regioni. Eh, Cos'è che non funziona alla perfezione? Non funziona un'Italia a due velocità almeno. A noi dispiace moltissimo che nel nostro mezzogiorno l'agricoltura, i cittadini, la loro sicurezza spesso venga messa in crisi, ovviamente quindi sto parlando delle nostre competenze da sistemi che sono commissariati da decenni oramai e quindi per la loro natura le gestioni commissariali gestiscono l'ordinario, Gestando l'ordinario consorzi di bonifica vengono trasformati in un'altra cosa, non partecipano invece a quella che oggi lo abbiamo visto è una vita forte, vitale di questo sistema che è in grado in un momento in cui il Paese vuole ripartire e nel momento in cui il suo Presidente del Consiglio, e qui il senso della lettera a Giuseppe Conte che il Presidente Vincenzi ha fatto, nel momento in cui il Paese vuole ripartire, a noi dispiace vedere che c'è una parte del Paese che arranca per delle responsabilità non sue. Ecco, cogliamo l'occasione, questo è l'appello perché anche in quelle parti del Paese questi corpi intermedi vengano restituiti a quella loro moderna formula di governo, sussidiaria, attenta alle esigenze del territorio attenta alle esigenze delle imprese, attenta alle esigenze di sicurezza idrogeologica dei cittadini. Questo serve anche all'occupazione, credo che questa è una sfida che va aggiunta a quella dello spender bene le risorse del recovery fund. Sottosegretario, questo è il modo giusto per approfittare di quello che viene poi offerto dall'Europa? Proprio così, ci vogliono idee coerenti, programmi coerenti, una visione che sia assolutamente inscrivibile all'interno dei piani, dei progetti, delle idee forti che la Unione Europea ha. Questo è il lavoro che stiamo facendo sul Recovery Fund. Devo dire che in particolar modo sull'acqua c'è stato anche uno sforzo importante di coordinamento dei tre ministeri che hanno eh, voce in capitolo, quindi il mio, il MIT, che si occupa di dighe e grandi adduzioni, ma anche degli acquedotti. Il MATM che si occupa del ciclo integrale delle acque, quindi in maniera particolare di fognature e depurazioni, il MIPAF, che naturalmente ha nel proprio, nella propria mission occuparsi dell'irrigazione e dell'uso delle acque a fini agricoli. Eh, la possibilità di mettere insieme un pacchetto coerente di idee in cui non ci siano sovrapposizioni, ma invece piena sintonia tra i tre ministeri. È uno degli ATU che a mio, a mio parere faranno sì che questo nostro piano sarà ben giudicato prima all'interno del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei e poi soprattutto dall'Unione Europea. Per far ripartire la macchina del lavoro in generale? Certamente, per farla ripartire ci sono soldi, c'è uno strumento per spenderli che eh, domani sarà pronto perché domani approveremo anche alla Camera il decreto semplificazione. Il combinato disposto di un buono strumento per spendere i soldi e la disponibilità delle risorse medesime deve far ripartire l'Italia. Io ci credo. Presidente, ma la Camera, le Camere, come lavorano perché questi progetti diventino poi attuativi? Sì, beh, innanzitutto complimenti al lavoro dell'Ambi. Eh, per veramente, lo posso dire con concretezza perché ho così una serie così corposa di progetti esecutivi, questo Paese non l'aveva mai visto. Questa è la consapevolezza che abbiamo bisogno di intervenire, di intervenire subito, perché i cambiamenti climatici in corso eh, ci fanno capire che o interveniamo subito o probabilmente non riusciremo più a fare agricoltura. Quello che è successo a nord, in Veneto, a Verona, eh, piuttosto che eh, sulle, sulle Alpi l'anno scorso con la tempesta, tempesta Vaia, è evidente che o interveniamo subito o qualche grosso problema eh, ci sarà. E non solo il nord, ma anche il sud dove la siccità sta aumentando in maniera molto forte, quindi o irrighiamo o non faremo più agricoltura. Le Camere eh, in maniera propositiva stanno facendo parecchio, abbiamo la consapevolezza, abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla conoscenza della realtà del funzionamento dei consorzi. Abbiamo visto un'Italia a, a due velocità, un nord che funziona, un sud dove ci sono tantissime opere. Ma che purtroppo non sono mai arrivate a completamento. Anche se i cittadini pagano, però spesso e volentieri non hanno l'acqua che, che è stata richiesta. Quindi serve soprattutto uh, finanziamenti, perché se l'AMBia ha i progetti pronti e cantierabili, servono i soldi per farli partire. Adesso uh, c'è questa opportunità, questi soldi che l'Europa ci dà o ci darà. Eh, capiremo cosa ci costano questi soldi perché l'Italia dà tanti soldi all'Europa poi alla fine ci ridanno i soldi che noi diamo a loro quindi dobbiamo spenderli spenderli fin da subito con consapevolezza eh, le Camere del Senato la loro funzione propositiva l'hanno fatta noi alla, Camera, alla Commissione Agricoltura del Senato l'abbiamo fatto adesso aspettiamo il governo non appena il governo deciderà, deciderà qualcosa speriamo subito per le ragioni che abbiamo detto prima noi ci siamo e quindi eh, speriamo che quanto prima, eh, sicuramente prima di fine anno, qualcosa di concreto arrivi. Presidente, oggi si è parlato di progetti che se partono fanno ripartire veramente il paese, il lavoro, le aziende. Sì, l'Ambi ha presentato numerosi progetti, nord, centro e sud, già canteriabili come si suole dire. Per la gestione de dell'acqua, sia per l'irrigazione che per la bonifica, per, per la lotta al dissesto idrogeologico. Infatti, erano presenti anche i tre ministeri qui, oltre ai presidenti di commissione, me compreso di Camera e Senato. E Quindi, noi sposeremo anche politicamente questa linea di indirizzo con progetti subito fattibili, eh, possiamo mettere in sicurezza il Paese. Aiutare gli agricoltori, rendere più efficienti le produzioni agricole e dare anche occupazione. Questi sono obiettivi che rientrano appieno nel progetto europeo del recovery post-Covid. Tanta soddisfazione in ambi per aver portato a termine un progetto di così grande impatto e utilità. In un momento dove c'è un'occasione imperdibile per il Paese, per poter spendere delle risorse importanti che vengono messe a disposizione dell'Europa, come Mondo dei Consorzi di Bonifica, ancora una volta vogliamo dare un'opportunità al Paese, un'ordinaria opportunità al Paese per sistemare quelle che sono delle opere indispensabili per aumentare la resilienza dei territori, davanti a un fenomeno dei cambiamenti climatici, cambiamenti climatici che fanno vedere la fragilità. Che il nostro Paese ha sia dal punto di vista della sicurezza del territorio, ma anche e soprattutto dal punto di vista della capacità di avere a disposizione la giusta quantità di acqua per la, nostra, per la nostra agricoltura. I progetti di oggi, per oltre 4 miliardi di euro, sono un esempio concreto di come i consorzi di bonifica, essendo enti sussidiari ma soprattutto vicini al territorio, siano un front office per le, per le esigenze dei cittadini, per le esigenze delle imprese. Ed Dall'altra parte, abbiano la capacità straordinaria di creare quella progettazione utile al paese per poter spendere queste risorse nei tempi veramente stretti che l'Europa ci dà. Crediamo che come paese eh, sia importante riuscirli a spendere, quindi mettere in campo tutte quelle sinergie necessarie per poter eh, stare all'interno di quei tempi europei che servono anche per ridurre quell'impatto negativo non solo dei cambiamenti climatici, ma anche del cambiamento della nostra agricoltura, del cambiamento dei territori eh, diminuendo quelle che sono non solo degli stati di calamità, ma soprattutto aumentando il reddito delle nostre imprese. Alla presentazione di questi progetti oggi eh, presenti ministeri e commissioni parlamentari, cioè c'erano tutti quelli che dovevano dare risposte sì, eh, grazie alle istituzioni che hanno voluto essere presenti insieme a noi, i sottosegretari, i presidenti di commissione, che eh, hanno dimostrato una vicinanza al mondo dei consorsi di bonifica. Credo che questa vicinanza sia dovuta anche alla capacità che nel passato i consorsi di bonifica hanno saputo mettere in campo rispetto delle risorse che avevamo degli obblighi ben precisi rispetto alla spesa. Mi riferisco al Piano di sviluppo nazionale e rurale piuttosto ai fondi sociali di coesione, che abbiamo dimostrato come consorsi di bonifica. Non solo di avere la capacità progettuale, che è una cosa che purtroppo negli ultimi anni nel nostro paese è avvenuta meno e che è ancora oggi la problematica per, qual, per, per la quale non riusciamo a spendere le risorse che molte volte abbiamo a disposizione, ma soprattutto abbiamo dimostrato di essere degli enti che, abbiano, che hanno ascoltato i territori. Siamo degli enti che siamo riusciti a produrre questi progetti su tutto il territorio nazionale, dei progetti non di grandissime dimensioni, ma che sono progetti dispensabili per creare quel valore aggiunto sia l'agricoltura, ma anche le economie diverse dall'agricoltura e soprattutto creare dei posti di lavoro in un momento dove l'occupazione, dopo, dopo la crisi pandemica che stiamo soffrendo come Paese, sarà un problema importante. Ecco allora, proprio questa valenza sociale, economica ed ambientale dei Consorzi di Bonifica è una valenza che al Paese, e al Governo e a tutte le istituzioni del nostro Paese piace. E adesso andiamo a Collina Sallaise vicino Napoli per parlare di un progetto sociale per il territorio. A un anno di distanza dalla prima edizione dell'Adama Italy Cup ci troviamo con Paolo Vassallo, presidente di Autismide Onlus che ha beneficiato del, del primo premio della, della Dama Cup che è stato devoluto dall'azienda agricola Simonetti che ha conquistato sul, sul campo questo, questo premio. Quindi un, un contributo di, di 30.000 euro che è stato utilizzato dall'Autis My Loose, per eh, le loro attività in questo straordinario posto dove, dove ci troviamo, che è Collina San Laise eh, alle Porte di Napoli un'oasi di, di, di felicità, di tranquillità, insomma, dove vengono fatte diverse attività per, soprattutto a supporto dei, dei bambini e dei ragazzi con, con autismo. E Paolo, raccontaci un po', insomma, in, in questo anno che cosa avete fatto, eh, come avete utilizzato questi, questi fondi, in che modo avete portato avanti le vostre attività? Il premio che è stato conquistato sul campo dalla squadra dell'azienda Simonetti è valso ad imprimere un'accelerazione straordinaria alle progettualità che abbiamo eh, avviato qui a Collina San Lais nel 2014. Eh, il nostro tema naturalmente è l'autismo, la nostra è un'associazione di genitori di ragazzi con autismo e in questo luogo abbiamo avviato questo progetto per offrire ai nostri ragazzi delle opportunità. Siamo partiti da una situazione di completo abbandono e nel corso degli anni abbiamo prima bonificato l'area, poi recuperato i vari terrazzamenti e di lì poi le, le coltivazioni. Eh, dicevo il premio Adama è stato un, un propellente straordinario. Perché ci ha consentito di ehm, rafforzare e, in altri casi, concludere alcune progettualità che avevamo iniziato. In particolare, ehm, siamo riusciti a eh, fare la nostra prima vindigna con eh, un vino caratteristico di questa terra, la falanghina, è un vino tipico dei campi flegrei dove ci troviamo. Che rappresenta un traguardo per noi particolarmente importante perché siamo partiti dalle barbatelle, si chiamano quindi le, le piantine piccole e dopo questo tempo di lavoro, di impegno, di coinvolgimento dei nostri ragazzi siamo arrivati alla nostra prima bottiglia. Per noi, ripeto, è un risultato importantissimo. Le attività che svolgiamo qui a Collina San Laice sono delle attività agricole, eh, oltre al vino Uh, produciamo un pomodoro tipico anche questo del territorio che è il pomodorino del piennolo che coltiviamo raccogliamo e confezioniamo anche in questo caso il, il contributo di Adama è stato fondamentale perché ci ha consentito di chiudere la filiera e giungere poi alla, um, al completamento del progetto alla realizzazione appunto di, queste, di questi barattoli di pennolo eh, che vengono appunto poi distribuiti attraverso i nostri, i nostri canali. Altro ancora il nostro miele, che è un'altra delle nostre diciamo, produzioni, e come per i casi precedenti, le risorse di Adama sono valse appunto a eh, confezionare appunto dei barattoli di miele. Uh, e poi da lì iniziare la, 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 la distribuzione appunto di questo prodotto insieme agli altri. La vostra Onlus è impegnata in un'area, quella dell'autismo insomma, che è particolarmente importante insomma soprattutto in questo in questo momento sta acquistando, acquistando rilevanza anche attenzione da parte delle, delle istituzioni l'agricoltura per questi ragazzi può rappresentare anche un qualcosa per il futuro di tangibile anche come opportunità professionale il progetto questo progetto che è uno dei tanti progetti di Autismade, è un progetto che eh, cerca di rispondere proprio a questo bisogno cioè eh, il bisogno dei ragazzi che completano il loro ciclo scolastico e che ahimè troppo spesso non hanno alcuna opportunità. Eh, il nostro progetto qui a Collina San Lais cerca di rispondere a questa necessità, quindi cerchiamo di offrire ai ragazzi un'opportunità di impegno che si traduce anche in acquisizione di competenze, che è poi eh, come dire, il primo passo verso un inserimento lavorativo che equivale anche ad autonomia personale. Quindi è un, un cantiere diciamo, che cerca di rispondere a questa, a questa esigenza così importante. E adesso brindiamo con un cocktail, un cocktail dell'estate, momento simpatico. Siamo con Stefano Sioni, bartender a cui chiediamo qual è il cocktail che i giovani ti hanno chiesto di più quest'anno. Ciao Monica, sì il drink che sicuramente mi hanno chiesto di più è l'Apero Spritz. Raccontaci un po', eh, ha una storia questo cocktail? Sì, lo spritz nasce nel, nell'ottocento quando gran parte dell'Italia era sotto la dominazione austriaca. I soldati dell'impero Asburgico non erano abituati a bere i Corposi prosecchi italiani e quindi erano soliti allungarlo con eh, un con un, uh, un goccio di acqua casata. Infatti, dal verbo tedesco spritzen, nasce il nome spritz. Agli inizi del Novecento, al prosecco e al seltz viene aggiunto uh, l'aperol, e quindi, agli inizi del Novecento, nasce l'aperol spritz. Aperitivo molto in voga negli ultimi decenni, se non addirittura il più venduto in tutto il mondo mi tutto pare il mondo di capire. Sì. senti ce lo vuoi preparare? certamente alcune ricette prevedono di aggiungere prima il prosecco e poi l'aperol e io personalmente invece preferisco aggiungere prima l'Aperol e poi il prosecco perché crea una bella sfumatura che al cliente sicuramente farà, farà piacere. Abbiamo aggiunto l'Aperol, aggiungiamo il prosecco, il salsa, quindi la soda, come top. E in ultimo, come guarnizione, una fettina d'arancia. Aggiungiamo le cannucce e lo serviamo. Come potete notare si è creata la sfumatura di cui vi parlavo. Stefano, ma io so che tu sei un paladino di un concetto veramente molto importante che è il bere responsabilmente. Certamente. Eh... In Italia ogni anno eh, si hanno numerosi incidenti, numerose persone perdono la vita a causa dell'alcol. Il bere deve essere un bere responsabile, il bere non deve eh, portare ad uno stato di ebbrezza, ma deve eh, farvi avere un'esperienza, un'esperienza eh, che si fa con il gusto. Dovete assaporare l'alcol, dovete concedervi un momento di relax. Non un momento di ebbrezza. Uscendo con gli amici, si può bere e divertirsi e vi potete divertire tranquillamente senza raggiungere livelli estremi. La vita è una sola. Divertitevi, non fate gli stupidi. Grazie per essere stati con noi, ma grazie per l'attenzione che ci riservate, l'affetto più che amicizia con cui ci seguite. Arrivederci alla prossima puntata.